Oggi è un momento un poco buio perché non mi sarei mai aspettato che alla terza demo non ci trovassi nuovamente da solo come nella prima. Effettivamente c'è stato un momento in cui ho cantato forse anche vittoria troppo presto, quando alla seconda denuncia, visto che andiamo sui numeri, più di 14 imprenditori a Borgo Vecchio denunciarono su un'indagine che portò avanti il nucleo operativo dei Carabinieri. Questa volta è stata la squadra mobile e ho appreso purtroppo dai mezzi stampa che su 20 imprenditori sono l'unico ad aver denunciato. L'unica cosa che mi ha fatto tantissimo, veramente tantissimo piacere è che i miei ex operai hanno collaborato a fotografare e a rendere visibile il numero di targa di questi soggetti. Si presentò qualcuno del clan presso un'abitazione di via Messina Marine che era in ristrutturazione dalla sua impresa Mosina Costruzioni. Infatti, cos'è accaduto precisamente? Classico, vengono incappucciati, casco integrale, mascherina, era un periodo post-Covid, sono entrati nel cantiere, hanno parlato con gli operai, dove sta quello che comanda, vogliamo un appuntamento, lui lo sa da dove deve andare, lo sa come funziona, a casa degli ospiti si pulisce. Gli operai mi hanno chiamato, il capocantiere mi ha chiamato, dice abbiamo un problema. E io ho capito lì, alle stampe, e io avevo anche comunque le mie telecamere di sorveglianza. Quindi andai subito a informarmi presso i carabinieri mi indirizzarono alla squadra mobile perché gli do la competenza quella parte del territorio. Sporsi denuncia, la squadra mobile è stata molto, molto, come dire, tempestiva nel mettermi anche nelle condizioni di sentirmi tutelato e so che c'erano delle indagini in corso con appositi mezzi di cui non posso parlare, però c'era qualcosa che già stava andando avanti da parecchio tempo e come al solito Piraino arriva e mette la ciliegina, ma grande... Grande onore alla squadra mobile dei Carabinieri e Polizia di Stato che continuo e continuerò sempre a ringraziare. Ma cosa la spaventa di più in tutta questa storia? Che non cambi nulla, questa è la mia più grande paura. La più grande paura è questa, che siamo, come dire, atti che vadano persi, momenti, chiamiamoli di gloria, che nessuno vorrebbe che non vengano interpretati. Sia dalle associazioni di categoria, sia dalle associazioni antimafia, dalle istituzioni e dalla politica, perché ricordo a tutti i nostri carissimi concittadini regionali, siciliani, visto che si parla di Sicilia, che ci sono persone innominabili che si stanno riportando in politica pur essendo condannati per mafia.